Bene, qualcuno ci sta scrivendo su WhatsApp che ha perso questa video diretta di Padre Livio in regia. Non vi preoccupate, andate tra poco su tutti i nostri social, ma già da adesso, se vi collegate sulla nostra pagina Facebook, attraverso radiomaria.it, cliccate su Facebook, potete rivedere tutta la presentazione, ok? Grazie mille. Allora, sono quasi pronta per partire con un'altra parte di Mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Medjugorje raccontate da Visca, di padre Janko Bubalo. Siamo a pagina 169, capitolo 54, titolato Il segno della Madonna. Padre Janko con la prima domanda a Visca. Senti Visca, abbiamo parlato già abbastanza dei segreti della Madonna, però adesso ti prego, dici qualcosa riguardo al suo segreto particolare, cioè riguardo a quel suo segno che ha promesso. Guarda padre, per ciò che riguarda il segno, te ne ho già parlato abbastanza. Scusami se te lo dico, ma riguardo a questo mi ha anche stufato, tutte ste domande, perché poi non ti basta mai quello che ti dico. Visca, tu hai ragione, però che cosa posso farci io, se così tanti sono interessati? E lo sono anch'io interessato. Vogliamo sapere diverse cose riguardo al segno promesso dalla Madonna. Dai, va bene padre, allora tu chiedi, io quello che posso ti rispondo. Sì, oppure quello che ti è permesso mi rispondi, vero? Ah sì sì, anche questo, dai comincia. Va bene, allora cominciamo così. Adesso si vede chiaramente, sia da tutte le vostre dichiarazioni, sia dai nastri registrati, che fin dall'inizio delle apparizioni voi avete un po' importunato la Madonna perché lasciasse un segno della sua presenza, affinché la gente creda, il popolo creda, e non dubiti di voi. Sì, è vero, padre, è così. E la Madonna? Ma la Madonna all'inizio, ogni volta che noi le chiedavamo questo segno, scompariva subito. Oppure lei incominciava a pregare o ancora a cantare. Cioè, Visca, vuoi dirmi che non voleva rispondervi? Esatto, in qualche modo. E allora? Allora, padre, noi abbiamo continuato così a importunarla e lei abbastanza presto, assentendo con la testa, ha incominciato a promettere che avrebbe lasciato un segno. Ho capito, Visca, quindi non lo ha promesso con le parole. Come no, padre? Solo non lo ha fatto subito, perché occorrevano le prove. Cioè, qui si riferisce al fatto, Visca, che proprio loro, i sei veggenti, fossero messi alla prova prima. Quindi, riprendo, Visca prosegue, occorrevano le prove, padre, e la pazienza. Voi pensate sempre che noi, con la Madonna, possiamo fare quello che vogliamo noi. Padre mio, non è così? Senti, Visca, secondo te quanto tempo ci è voluto perché la Madonna vi promettesse veramente di lasciare un segno? Non lo so. Non posso dire di saperlo se non lo so. Sì, ho capito, Visca, però all'incirca, più o meno. Ma presta poco un mese. Non so, di certo, può darsi anche di più di un mese. Va bene, Visca, allora ti ricordo io. Nel tuo quaderno
C'è scritto che il 26 ottobre 1981 la Madonna, sorridendo, ha detto che si meravigliava perché non le chiedevate più nulla riguardo al segno, ma ha detto che ve lo lascerà sicuramente e che non dovevate avere paura perché lei attuerà la sua promessa. Sì, sì, padre, questo lo so bene, però penso che quella non sia stata la prima volta che la Madonna ci ha fatto la promessa di lasciarci veramente in segno, sai? Ah, ho capito, Visca. E vi ha detto subito di cosa si tratta? No, no, sono passati forse anche 2 mesi prima di dirlo. Ho capito. E vi ha parlato a tutti insieme? Ma per quanto mi ricordo io, sì, a tutti insieme. Quindi vi sarete sentiti subito alleggeriti. E come, padre? Prova a pensare. Ci assalivano da tutte le parti. Giornali, maldicenze, provocazioni di ogni genere. E noi non potevamo dire niente. Ah, lo so bene, Visca, mi ricordo. Senti, però adesso dimmi qualcosa riguardo a questo segno. Padre, posso dirtelo, ma tu sai già tutto quello che si può conoscere riguardo al segno. E ricordo bene, una volta tu mi hai quasi ingannato, ma la Madonna non lo ha permesso. Io ti ho ingannato, Visca, in quale modo? Ah, lascia perdere, va. Niente, andiamo avanti. Va bene, Visca, dai, dimmi qualcosa riguardo a questo segno. Te l'ho già detto, sai tutto quello che si può sapere. Visca, vedo che ti ho scocciato, mi dispiace. Dai, dove la Madonna lascerà questo suo segno? Al Podbordo, padre, al Podbordo. Al posto delle prime apparizioni. Senti, Visca, dove sarà questo segno? Voglio dire, in segno, sarà in cielo o sulla terra? Il segno sarà sulla terra, padre. Ho capito. E senti, in segno che sarà sulla terra, sul Podbordo, al posto delle prime apparizioni, apparirà, cioè arriverà tutto a un tratto oppure piano piano? Arriverà tutto a un tratto. Ho capito. E Visca, questo segno lo potrà vedere chiunque? Sì, chiunque verrà qui lo vedrà. Va bene, ancora Visca. Questo segno sarà passeggero o permanente? Sarà permanente. Va bene, Visca, senti, sei un po' parca però nel rispondermi, eh? Vai avanti, padre. Se hai ancora qualcosa da chiedere, dimmi. Va bene. Visca, qualcuno potrà distruggere questo segno? No, nessuno potrà distruggere il segno. Ma senti, Visca, questa cosa, che nessuno potrà distruggere il segno, la pensi tu o... No, padre, ce l'ha detto la Madonna. Ho capito. Senti, Visca, tu conosci con precisione come sarà questo segno? Sì, con precisione. E sai anche quando la Madonna lo manifesterà a noi altri? Sì, so anche questo. E lo sanno anche tutti gli altri veggenti? Questo non lo so, padre, ma penso che ancora non lo sappiano. Infatti, Visca, Maria, ad esempio, mi ha detto che lei ancora non lo sa. Ecco, vedi, te l'avevo detto io. Senti, Visca, ma il piccolo Jacob
lui non mi ha voluto rispondere a questa domanda. Guarda, padre, io penso che Jacob lo sappia, però non ne sono sicura. Va bene, Visca, una cosa importante. Non ti ho ancora chiesto se questo segno è un segreto speciale oppure no. Sì, è un segreto speciale, ma nello stesso tempo fa parte dei 10 segreti. Ma Visca, ne sei sicura? È certo che ne sono sicura, è così. Ma perché la Madonna lascia qui questo segno, Visca? Qual è il motivo? Ma per mostrare al popolo che lei è presente qui tra noi, padre. Va bene. Senti, Visca, dimmi, però solo se vuoi, io arriverò a vedere questo segno? Padre, vai avanti. Una volta te l'ho detto, molto tempo fa. Per adesso basta così. Va bene. Io vorrei tanto chiederti ancora una cosa, Visca, però oggi sei troppo dura e troppo spiccia, quindi comincio ad aver paura a farti le domande. Ecco, padre, allora se hai paura, non farmele, lascia stare. Ti prego, ancora una, solo questo. Padre, guarda, non mi sembra di essere poi tanto cattiva, chiedi? Ecco, grazie, così va meglio. Secondo te, Visca, che cosa succederebbe a qualcuno di voi se manifestasse il segreto del segno? Ma figurati, padre, non ci penso nemmeno perché so che questo non può accadere. Ho capito, Visca, però una volta i membri della commissione episcopale hanno chiesto a voi, precisamente a te, Visca, che descriviate per scritto tale segno, come sarà, quando avverrà, perché poi lo scritto venisse chiuso, sigillato davanti a voi e venisse conservato fino a quando il segno apparirà, si manifesterà. Sì, padre, questo è esatto. Però so anche che voi non avete accettato. Perché? Perché neppure a me questo è chiaro, eh? Ah, padre, io non posso farci nulla. Chi non crede senza questo non crederà neppure allora. Però ti dico anche questo. Guai a chi aspetterà il segno per convertirsi. E mi sembra di avertelo già detto una volta, che molti verranno. Può darsi che si inchineranno davanti al segno, ma malgrado tutto non crederanno. Tu sii felice di non essere tra loro. Va bene, Visca, davvero ne ringrazio il Signore, allora. Senti, questo è tutto quello che puoi dirmi fino adesso? Sì, padre, per ora ti deve bastare così. Va bene, Visca, grazie.
Bene, proseguiremo domani pomeriggio con Mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Medjugorje raccontate da Visca, a cura di padre Janko Bubalo. Capitolo 55, domani, la semplicità del messaggio della Madonna. E lo vedremo domani.